Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, apriamo con i numeri odierni dell'emergenza Covid nella nostra regione. Sono infatti 1.990 di età compresa tra 1 e 93 anni i nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a oltre 113.000. Dei positivi odierni, 1.368 sono stati identificati attraverso il test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi, portando il bilancio complessivo a quota 2.645. Nel numero di casi sono compresi anche 284 guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 23.703. 194 pazienti, più 10 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 22 numero invece invariato in terapia intensiva, mentre gli altri 23.487 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.473 tamponi molecolari e 13.218 test antigenici e il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici è pari al 12,68%. Vediamo anche le variazioni provincia per provincia: più 194 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, più 792 in provincia di Chieti, più 536 in provincia di Pescara, più 375 in provincia di Teramo, più 31 fuori regione e più 62 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E critiche sulla gestione della pandemia arrivano alla Giunta Marsiglio e alla ASL di Pescara dal consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che chiede un cambio di passo nella vaccinazione e nell'effettuazione dei tamponi. Paolo Renzetti. Blasioli, lei chiede alla Giunta regionale un cambio di passo nella gestione dell'emergenza sanitaria, soprattutto per quanto riguarda la campagna vaccinale, anche la gestione dei tamponi. Perché? Perché la situazione è del tutto ferma e questo ostacola qualsiasi lotta al Covid. Guardate che quello che si sta verificando, che ricevo come segnalazione, è veramente assurdo. Ci sono persone positive che hanno fatto il tampone di controllo il 23 di dicembre, oggi siamo al 3 di gennaio e non hanno ancora avuto la risposta. Ci sono classi in cui ci sono stati degli alunni positivi. Le classi hanno continuato a vivere la loro vita normale e sono state avvisate della quarantena dopo 7 giorni di tempo. C'è una situazione degli hub vaccinali a Pescara che è scandalosa. Il sindaco qualche mese fa si vantava che televisioni cinesi e di altri paesi avessero preso Pescara a riferimento per la campagna vaccinale. Noi siamo stati una città di 120.000 persone con tutto il nostro hinterland, che abbiamo avuto l'unico hub vaccinale a Città Sant'Angelo, dove mi arrivano foto questa mattina di persone prenotate alle 10:30, che alle 10:30 sono in fila fuori ancora dal centro, non si riescono neanche ad avvicinare ai locali. Pescara ha soltanto 3 postazioni, una guerra si dice, stiamo combattendo una guerra, però sta guerra va in ferie nei prefestivi, andrà in ferie nei festivi, insomma non mi sembra una vera e propria guerra. E le persone che si prenotano per i vaccini vengono rinviate al 17-18 di febbraio, cioè dopo la nuova vigenza del Green Pass, che naturalmente è accorciato, quindi queste persone non sanno neanche cosa fare, vivono anche questa ulteriore forma di perplessità. Senza parlare del vaccino dei ragazzi, che a oggi non è possibile prenotare dopo, cioè siamo arrivati al 17 di febbraio, non è possibile andare oltre. Questa è la situazione di Pescara. Mentre tutte le altre ASL, questo va detto ad onor del velo, si stanno organizzando con degli open day proprio per far recuperare, diciamo, queste persone che sono andate troppo in là con la prenotazione e devono andare a lavorare, voi sapete quello che potrebbe succedere di qui a qualche ora. Ecco, tutti si organizzano, l'ASL di Pescara dorme sul tracciamento, che è completamente fermo, leggiamo delle scuse, ma a 2 anni di distanza dal Covid leggiamo le scuse. Cioè, sul tracciamento è la prima forma per combattere questo Covid.
vaccinazioni ferme, tamponi fermi, persone che non riescono neanche a sapere il risultato del tampone. Questa è la situazione che si verifica nella ASL di Pescara. Noi come consiglieri regionali, anche comunali, che ieri siamo usciti con questa nota, chiediamo all'ASL di darsi una sonora svegliata, perché così non si può più andare avanti. E come abbiamo visto dal bollettino, la provincia di Chieti è decisamente la più colpita. Per rientrare a scuola in sicurezza, l'8 e il 9 e in modo ridotto il 10 saranno effettuati a Chieti gli screening di massa sulle scuole primarie e secondarie. Al lavoro il personale dell'amministrazione comunale, l'arma dei carabinieri e l'esercito. La raccomandazione è quella di presentarsi con il modulo di adesione già precompilato. Selenia Secondi. Partirà l'8 gennaio dalle 8 alle 20 lo screening di massa indetto dall'amministrazione comunale di Chieti per effettuare tamponi antigenici agli studenti e al personale docente e non docente delle scuole primarie e secondarie. Previsti più di 5.000 tamponi, lo scopo è riaprire le scuole in sicurezza. Saranno tamponi veloci, saranno quasi 5.000 tamponi, più o meno vedendo quella che è la popolazione studentesca. E non sono obbligatori ma sono facoltativi. Naturalmente tutti i genitori dovranno dare il consenso informato e poi i risultati verranno comunicati alle famiglie. L'orario sarà dalle 8 di mattina fino alla sera. È importante comunque che i tamponi siano fatti in maniera veloce e chi ha eseguito il tampone poi liberi l'accesso in modo tale da non creare assembramenti. Al lavoro due team del Ministero della Difesa e personale del Comune. Saranno precettati nuovamente anche i consiglieri, più il sindaco in prima linea. Noi abbiamo aderito molto volentieri alla richiesta di poter anticipare in sicurezza la riapertura delle scuole. Il Ministero della Difesa ha garantito la presenza sul territorio di alcune squadre che potranno effettuare tamponi rapidi come previsto dall'ordinanza regionale affinché i ragazzi lunedì mattina possano rientrare in sicurezza a scuola. Per il 10 in forma ridotta vuol dire che nel rispetto di chi l'8 e il 9 si sottoporrà al tampone garantiremo chi per motivi validi non si può permettere di lasciare casa o di raggiungere prima gli hub, dove effettueremo i tamponi. È chiaro che il 10 mattina è un ulteriore servizio per garantire ancora di più la sicurezza nelle scuole. Parliamo in particolare dei ragazzi che arrivano da fuori città? Parliamo dei ragazzi che arrivano da fuori città, ma soprattutto, ripeto, l'8 e il 9 deve rappresentare un momento di comunione all'interno delle comunità scolastiche. Per quanto riguarda le scuole, saranno scelte una per la popolazione studentesca di Chieti Alta e una per gli studenti di Chieti Scalo. È consigliabile, per scongiurare lunghe file, arrivare muniti del modulo di partecipazione già compilato, scaricabile dal sito del Comune. Cambiamo argomento adesso. Dal 1 marzo arriva l'assegno unico figli 2022 che sostituirà la maggior parte delle misure economiche attualmente previste a sostegno delle famiglie con figli a carico. A determinate condizioni l'assegno è riconosciuto anche per i figli maggiorenni sino al 21° anno di età. Nessun limite di età invece per i figli disabili. Secondo la CGIL le novità riguarderebbero 163.000 famiglie abruzzesi e molisane. Stefano Recanati. Con la legge di bilancio 2022 è stato definitivamente istituito l'assegno unico per i figli minori che, con la mensilità di marzo, entrerà in vigore anche per i lavoratori dipendenti. La misura, introdotta lo scorso luglio in via transitoria per autonomi e disoccupati, con l'estensione anche alle famiglie di lavoratrici e lavoratori dipendenti, diventerà adesso definitiva. Una novità non di poco conto per abruzzesi e molisani. Nella nostra regione, secondo una stima della CGIL, a beneficiarne saranno 34.000 famiglie a Pescara, 39.000 a Chieti, 30.000 all'Aquila e 32.000 a Teramo ed in Molise 20.000 a Campobasso e 8.000 a Isernia. L'assegno unico da marzo andrà a sostituire detrazioni ed assegni familiari che non verranno più erogati in busta paga mensilmente. Così come non saranno più percepiti singolarmente l'assegno per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori, il premio alla nascita ed il bonus bebè. Sarà l'INPS a liquidare direttamente tramite bonifico gli importi dovuti a ciascun nucleo familiare. Per ogni figlio minore saranno riconosciuti da 50
a 175 euro mensili con maggiorazioni in caso di disabilità, famiglie con più di due figli, madri con meno di 21 anni o genitori entrambi lavoratori dipendenti. Verranno inoltre riconosciuti degli importi, seppur in misura ridotta, per i figli da 19 a 21 anni. Per stabilire l'importo a cui si avrà diritto, prima di inviare la domanda di assegno unico sarà necessario compilare la dichiarazione ISEE con i redditi relativi all'anno 2020. La domanda andrà inviata entro il 28 febbraio. Qualora non si facesse in tempo, si può recuperare fino al 30 giugno, data ultima entro la quale l'INPS riconoscerà anche gli importi arretrati a partire da marzo. Se invece si decidesse di non presentare l'ISEE, si potrà comunque richiedere l'assegno. L'INPS in quel caso riconoscerà l'importo mensile più basso, pari a 50 euro per figlio. Il TAR dell'Aquila ha annullato definitivamente le autorizzazioni concesse da Regione Abruzzo e Comune di Ovindoli per i nuovi impianti da sci e le relative piste nell'area Sirente-Velino. Il TAR dell'Aquila, con sentenza 01-2022 pubblicata oggi, ha annullato definitivamente le autorizzazioni concesse da Regione Abruzzo e Comune di Ovindoli per i nuovi impianti da sci e relative piste che, se realizzate secondo le associazioni ambientaliste, avrebbero comportato lo sbancamento e quindi la completa distruzione di oltre 10 ettari di rarissimi habitat di prateria di alta quota nel parco del Sirente Velino, in una zona di protezione speciale per l'Unione Europea, con grave impatto sulle specie presenti. Il ricorso era stato depositato dalle associazioni Salviamo l'Orso, Stazione Ornitologica Abruzzese, LIPU, Mountain Wilderness e CAI. Per le associazioni si tratta di un'importante vittoria a favore di habitat e specie rarissime protette a livello internazionale. Rimane lo sconcerto, sempre secondo le associazioni, per i reiterati tentativi di spendere milioni di euro di denaro pubblico per nuovi impianti all'interno di un parco in piena epoca di crisi climatica. I giudici hanno censurato pesantemente l'operato del Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo e del Comune di Ovindoli, accogliendo diversi motivi del ricorso. Il TAR ha anche accolto i motivi aggiunti che le associazioni avevano depositato dopo aver letto una relazione dell'Università La Sapienza, consulente del Comune di Ovindoli, che ammetteva l'esistenza di gravi criticità. Insomma, una vittoria a tutto campo che evidenzia, dicono le associazioni, la fondatezza della battaglia per la tutela degli ambienti d'alta quota e dei paesaggi del parco del Sirente Velino. Nell'anno che si è chiuso da pochi giorni sono tornati a salire i numeri dei passeggeri che hanno fatto scalo nell'aeroporto d'Abruzzo. I mesi estivi sono stati quelli ovviamente con maggior afflusso, soprattutto per via dei numerosi turisti che hanno scelto la nostra regione come meta per le vacanze. Il raffronto con il 2019 comunque parla di un meno 45% di passeggeri. L'aeroporto d'Abruzzo chiude il 2021 con 381.241 passeggeri registrati. Lo scalo a due anni dall'esplosione della pandemia torna a vedere i transiti nuovamente salire, ma rispetto al 2019 fa registrare comunque un calo del 45%. Nel 2019, cioè prima del Covid, i passeggeri totali di tutto l'anno sono stati circa 703.300. Nel 2020 erano stati 173.000 circa. Nello specifico, i mesi con i maggiori flussi sono stati quelli estivi, con un totale da giugno a settembre 2021 di 222.094 passeggeri, pari a un meno 22% rispetto al 2019, quando i passeggeri erano stati in totale 288.068. Nella summer 2021 i mesi più attivi sono stati agosto, che ha registrato 69.076 passeggeri, e luglio 62.900. A causa della pandemia, tra gennaio e marzo 2021 invece i passeggeri registrati sono 6.911. Se i passeggeri sono in numero minore rispetto al 2019, le destinazioni di questo anno invece sono state numericamente maggiori, commenta il presidente della Saga, Vittorio Catone. Nel 2021 infatti la stagione estiva ha registrato 20 collegamenti con città italiane ed europee, a differenza del 2019, quando le città collegate erano 15. Anche la Winter, attualmente in corso fino alla fine di marzo, conta 9 destinazioni, con dicembre che ha visto anche il collegamento in più con Palermo. Il Covid purtroppo continua
continua Catone, sta segnando una nuova battuta di arresto in quanto le compagnie Ryanair, Wizz Air e Volotea hanno deciso di sospendere per alcune settimane tutti i collegamenti con gli aeroporti regionali e questo ha coinvolto anche il nostro scalo. Confidiamo però che non appena la situazione dei contagi tornerà a decrescere, il traffico verrà normalmente ripristinato e potremo guardare la Summer 2022 con positività e slancio, promuovendo al meglio le bellezze della nostra regione. Proprio alla luce della sospensione dei collegamenti da parte delle tre compagnie, per il mese di gennaio saranno garantiti due collegamenti per Milano Linate di ITA e un volo al giorno per Bergamo o Rio al Serio, ad eccezione del venerdì con due collegamenti. Sono in arrivo cospicue risorse ministeriali per la rigenerazione urbana di Chieti, un obiettivo centrato che dimostra la qualità dei progetti presentati dal quinto settore dei lavori pubblici per ottenere il finanziamento. Ed è l'ultimo dell'anno la notizia che sono stati sbloccati questi 20 milioni di euro dal Ministero per gli interventi sulla cultura e sul sociale a Chieti. Sì, un finanziamento importantissimo al quale abbiamo sin da subito creduto, ci siamo dedicati alacremente, soprattutto con l'assessore Rispoli, al quale va un grande applauso, l'assessore Maretti per il sociale, ci siamo appunto dedicati a questi tanti progetti racchiusi in un programma chiamato Rigeneriamo Teate, che riguarda la linea di finanziamento ministeriale Rigenerazione Urbana. Tra gli altri progetti dei quali mi sono occupato c'era un mio pallino sin dall'insediamento e dai tempi della campagna elettorale, quello del recupero e restauro di Palazzo Massangioli qui alle mie spalle, per creare un vero polo culturale attorno al Teatro Marrucino, l'ex Cinema Eden, abbiamo gli ipogei della Chieti Sotterranea, abbiamo davvero tante tante opere, finalmente l'adeguamento funzionale del Supercinema che potrà tornare a norma e alla luce in tutto il suo splendore, fruibile alla cittadinanza, insomma tante tante opere sulla cultura, sul sociale, sulla rigenerazione urbana che attendevamo e credo che sia l'opera più, il finanziamento più significativo forse degli ultimi 40 anni, 20 milioni di euro in un unico colpo, veramente siamo molto soddisfatti, siamo felici perché di qui ci sarà la Chieti del futuro. Parliamo in particolare di qualche opera che sta a cuore a lei. Palazzo Massangioli per iniziare. Palazzo Massangioli finalmente per ampliare il Teatro Marrucino per i suoi camerini, per le sue sale per la recitazione, per le sale prove, per creare degli spazi utili al Teatro Marrucino, ma soprattutto per recuperare questo palazzo bellissimo, storico, nobiliare, molto prestigioso che è abbandonato ormai da oltre 10 anni. Un altro degli interventi riguarderà il Cinema Eden in via dell'Ollis che tornerà a nuova vita e sarà adibito a cosa? Ma sarà adibito a sia spazi sempre per il Teatro Marrucino, sia una sala eventi, conferenze, mostre. Io vorrei valorizzare l'arte contemporanea in questa città e quindi insomma veramente gli spazi espositivi e ampi importanti recuperati dopo tantissimi anni, oltre 10 anni che l'ex Cinema Eden è totalmente abbandonato, un pallino che abbiamo centrato, un obiettivo che abbiamo portato a compimento con l'amministrazione tutta, con il sindaco Ferrara, con l'assessore ai lavori pubblici, insomma siamo davvero soddisfatti di questo grande finanziamento della rigenerazione urbana. E a proposito di finanziamenti, il comune di Spoltore ne ha ottenuto uno da 5 milioni di euro che in larga parte verrà utilizzato per riqualificare l'area del cosiddetto Mammut, complesso nato per ospitare un mercato coperto mai utilizzato, caduto progressivamente in degrado e in abbandono. L'amministrazione comunale di Spoltore ha ottenuto 5 milioni di euro nell'ambito dei progetti ministeriali per la riqualificazione urbana. 4 milioni e mezzo serviranno per il cosiddetto Mammut, il complesso nato per ospitare un mercato coperto mai utilizzato e caduto progressivamente in degrado e abbandono. Per noi è una notizia storica perché diciamo, quella è una ferita nel territorio che c'è da oltre 50 anni. In questi anni abbiamo fatto diversi tentativi e non è
è andato a buon fine. Adesso invece fortunatamente si è concretizzato il sogno di abbattere quello scandalo, quello obbrobrio, per farne una struttura funzionale. Noi pensiamo di fare 3 o 4 operazioni insieme, cioè nel senso recuperare un'area degradata, fare una nuova scuola dell'infanzia, perché quella attuale è degli anni 50, quindi moderna e sicura, fare un nido pubblico che nella città di Spoltore manca e allo stesso tempo ridisporre quello spazio che adesso è asilo e scuola dell'infanzia per un centro civico polivalente. I tempi dell'opera? Guarda, noi seguiamo i tempi di questo bando, quindi io credo che entro un paio di mesi approviamo la progettazione esecutiva, poi si passa all'appalto e poi iniziamo, io credo che entro l'anno inizieremo la demolizione del Mammut. Ancora posticipate le elezioni dei consorzi di bonifica nella nostra regione. Il consigliere regionale Dino Pepe torna all'attacco e punta il dito contro la maggioranza. È una vergogna che gli agricoltori abruzzesi non possono e non devono sopportare, ha spiegato. I consorzi di bonifica, commissariati ormai da anni, tornano al centro dell'attenzione politica a livello regionale. Per il consigliere Dino Pepe si tratta di un tempo ormai inaccettabile. L'agricoltura infatti resta un settore strategico per l'intero Abruzzo, ma come denuncia Pepe, la regione anche in questo caso è rimasta indietro, non essendo riuscita ad intercettare i fondi del PNRR. Ma non solo, perché nel mese di settembre l'assessore regionale all'agricoltura, Emanuele Imprudente, aveva comunicato che la gestione dei consorzi di bonifica sarebbe tornata alla gestione ordinaria, fissando dunque per il 27 febbraio 2022 il periodo ultimo per indire le elezioni. Data però che slitta ancora. E proprio per questo il consigliere regionale Dino Pepe ha parlato di una vergogna che gli agricoltori non possono sopportare. Sono commissariati da troppo tempo, 3 anni di commissariamento sostanzialmente di bavaglio agli agricoltori abruzzesi. No, la giunta regionale non fa votare gli agricoltori abruzzesi per rinnovare gli organi di governo di questi importanti istituti che governano l'acqua per l'agricoltura nella nostra regione. E i risultati sono pessimi, a cominciare dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'unica regione italiana a non aver acceduto a questi fondi perché mancano i progetti e le istanze relative. Proprio qualche giorno fa la maggioranza ha presentato un nuovo emendamento per far slittare ulteriormente l'indizione delle elezioni all'interno dei consorzi di bonifica. Davvero una vergogna, abbiamo votato a livello nazionale in tante regioni, si è votata a Roma, continuare a dire che non si può votare per il Covid è una vergogna che gli agricoltori abruzzesi non possono e non devono sopportare. E adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente partiamo dalla Serie C, la questione del passaggio delle quote sociali della Teramo Calcio si arricchisce di un nuovo capitolo. Nei giorni scorsi la Coops infatti avrebbe richiesto ulteriore documentazione alla società per esprimere un parere definitivo, integrazione che non sarebbe arrivata e per questo il fascicolo sarebbe stato trasmesso alla Procura federale per le verifiche del caso. La questione relativa al passaggio delle quote sociali della Teramo Calcio potrebbe vedere presto una svolta e se dovessero essere confermate le indiscrezioni che arrivano direttamente dagli ambienti della Federcalcio non si tratterebbe affatto di una svolta positiva. Perché il parere richiesto alla Coaps, che fino a questo momento non si era espressa, non è ancora arrivato, ma solo perché la Commissione giorni fa aveva richiesto alla società biancorossa un'integrazione dei documenti che erano stati depositati nel momento del passaggio da Iachina ai Fratelli Ciaccia. Un ulteriore elenco di documenti che tuttavia, avendo anche un termine per il deposito, non è arrivato in Federcalcio e di conseguenza il fascicolo sarebbe stato trasmesso incompleto alla Procura federale per le verifiche del caso e per un eventuale deferimento del Teramo che a questo punto potrebbe vedere lo spettro di una penalizzazione in classifica di almeno 2 punti molto più concreto. Il tema del contendere, stando a quanto filtra dalla FIGC, non sarebbe il parere, che non poteva essere né positivo né negativo, proprio perché quello che mancava era fondamentale perché la Coaps si esprimesse in maniera definitiva. Dunque adesso pare tutto spostarsi sul lato della giustizia sportiva, con la procura che una volta effettuate le valutazioni nel merito potrebbe procedere al deferimento e alla richiesta di penalizzazione in questa stagione sportiva del club biancorosso.
La novità arriva direttamente da ambienti della FIGC, che ha atteso a questo punto senza riscontro che la dirigenza del Diavolo trasmettesse quanto richiesto in seconda battuta. E scaduti evidentemente i termini, ha passato il tutto nelle mani della procura. Successivamente bisognerà capire se ci sarà o meno l'ok, molto complicato a questo punto stante la necessità di integrazione dei documenti al passaggio di quote, con il tempo ridotto, ridottissimo per ricollocare il 60%, e con la pronuncia di primo grado della giustizia sportiva che potrebbe far partire il conto alla rovescia. Aggiornamento questo che arriva nel giorno in cui il Teramo riprende il lavoro con il giro di tamponi e le prime sedute di allenamento individuali, visto che l'impegno della seconda di ritorno contro il Siena è slittato e si ritornerà in campo il prossimo 15 gennaio, quando al Bonolis arriverà il Modena. Ma la vicenda societaria rischia di minare, nella sua assoluta incertezza, anche la possibilità di un mercato indispensabile per tentare di invertire la rotta, ma intersecato ad una serie di questioni che col campo purtroppo c'entrano relativamente. Questioni di campo e di mercato, operazione in uscita in casa Teramo. Matteo Piacentini, in scadenza con il sodalizio biancorosso, si trasferisce al Modena per il difensore centrale classe 1999. Arrivato a Teramo nel 2018, si conclude un'esperienza lunga in biancorosso che l'ha visto nell'estate del 2019 come uno dei pochi superstiti dopo il cambio di proprietà tra Campitelli e Iacchini. Intesa raggiunta nel pomeriggio, Piacentini è atteso già domani per le visite mediche e per lui sarebbe pronto un contratto fino al 2024 e andrà a rinforzare un reparto, quello difensivo, a disposizione di Attilio Tesseri, che ha avuto gravi problemi nella prima parte di campionato a causa degli infortuni. Per quanto riguarda le altre operazioni, in chiusura lo scambio col Piacenza De Grazia al Lombardo, mentre Frascatore della Pescara non pare convinto di accasarsi al Teramo. Intanto è stata riscontrata la positività di altri tre esponenti del gruppo squadra, che si sommano a Berligea, posto già in isolamento domiciliare, e a questi inoltre si aggiungono altri tre membri del gruppo squadra la cui positività è emersa nei rispettivi domicili e che pertanto non sono presenti in città in questo momento. Il totale dunque fa 7. Ulteriori tre componenti infine risultano attualmente posti in isolamento domiciliare per aver avuto contatti stretti con i soggetti di cui sopra, e dunque nel rispetto del protocollo federale sanitario vigente la squadra proseguirà gli allenamenti e si sottoporrà mercoledì ad un nuovo giro di tamponi. E da domani il Pescara tornerà a lavorare agli ordini di Gaetano Auteri. Oggi a mezzogiorno i tesserati, anche loro, si sono sottoposti ai tamponi che hanno evidenziato la positività di due calciatori e di un componente del gruppo squadra. Andrea Costantini. Il Pescara non è immune dall'ondata Covid che sta colpendo le società calcistiche. Stamani i tesserati hanno effettuato i tamponi molecolari che hanno evidenziato tre positività, due di calciatori e una di un componente del gruppo squadra. I tre casi sono in isolamento. Per gli altri domani sarà il giorno della prima seduta collettiva. Già un primo giro di tamponi era stato effettuato lo scorso 29 dicembre, tuttavia facoltativo, da parte di alcuni calciatori che, rientrati in anticipo, avevano ripreso il lavoro in forma individuale. Saranno giorni che consentiranno al tecnico Gaetano Auteri di calibrare al meglio il lavoro per i prossimi impegni, dopo la decisione della Lega Pro di far slittare la ripresa del campionato a causa del proliferare di casi di positività al Covid. Dunque il Delfino tornerà in campo sabato 15 gennaio nella trasferta sul campo della Vispesaro, ore 14:30, e sarà in quella circostanza che Marco Pompetti e Julian Hijanes dovranno scontare la giornata di squalifica. Pescara-Carrarese, così come tutte le altre gare della seconda giornata di ritorno, saranno recuperate mercoledì 2 febbraio alle ore 21, a 48 ore di fatto dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, che per il Pescara ha già una novità. Si tratta di Carlo Derisio, che si unirà subito al gruppo biancazzurro e potrà lavorare in vista del match del Benelli. Derisio arriva dal Bari in prestito secco con obbligo di riscatto da parte del Pescara in caso di promozione in Serie B. Inizialmente fuori lista, poi rimesso dentro da novembre, Derisio si è dunque allenato
allenato sempre in gruppo col Bari negli ultimi due mesi, ma ha giocato appena 7 minuti, dunque dovrà riguadagnare il ritmo partita e già a Pesaro potrebbe tornare utile vista l'assenza di Pompetti. Tenuto conto poi che Valdifiori resta sempre fuori dal progetto tecnico e che Rizzo, dopo l'espulsione con la Lucchese, è scivolato in basso nel gradimento di Auteri ed è una potenziale uscita di mercato. Il suo addio sarebbe colmato dall'innesto di Salvatore Aloi in uscita dall'Avellino. Sul fronte attacco Marilungo torna alla Ternana, proprietaria del cartellino, per essere girato in prestito al Teramo. Cristian Galano e Miloš Bočić sono le altre due uscite pianificate dal presidente Sebastiani e dal DS Matteassi. Si raffredda la pista Avellino per Galano, torna d'attualità quella di Cosenza, già vicino all'esterno foggiano la scorsa estate. Volley adesso, prima gioia dell'anno per l'Impavida Ortona, che dopo il successo prenatalizio con Mondovisi regala un altro successo contro Brescia. La vittoria alimenta nuove speranze per il sestetto ortonese, chiamato adesso ad un filotto con l'incognita Covid per tutto il campionato. Il servizio è di Sergio Zappalorto. Unica in campo, l'Impavida esordisce col botto nel nuovo anno, dando continuità al colpo prenatalizio contro il Mondovì. Stavolta a farne le spese il falcidiato Brescia dell'ex Cisolla. La Sieco vince, convince e riapre le porte alla speranza, collocandosi a meno 5 dall'area salvezza, ma soprattutto dà segnali di netto miglioramento, ancor più sul piano mentale, grazie a una concentrazione assidua mai vista in precedenza. Percentuali bulgare delle bocche da fuoco: Sant'Angelo 25 punti e 53%, Pessoa forse il migliore con 19 punti e ben 60% in attacco, 67-42 ricezione, nonché 4 muri vincenti. Stratosferico Fusco con percentuali pazzesche, ma anche un super De Paola in attacco, 15 punti e 48%, un ottimo Molinari a tempo pieno, bene Capitanelia, conferme da Ferrato, altri 4 muri e 6 punti. Squadra compatta quella di Nunzio Lanci, con poche flessioni pagate a caro prezzo solo nella terza frazione, che pareva vinta 17-11, 24-22, poi perso al 26, ma ci sta in un match stradominato e che fa pensare solo in termini positivi in prospettiva. A Cantù la prossima recupero di Castellana a parte, ma a decidere sarà soltanto il Covid prima della pausa ed una terza trasferta consecutiva a Cuneo, sempre che si giochi. Insomma, un filotto incredibile che dirà molte cose del futuro di Ortona, che in ogni caso ora è vivo e come. E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di chiudere vi ricordo questa sera alle 21 il primo appuntamento del 2022 con replay di Rico Rocchi, ovviamente sotto i fari il ritorno al lavoro del Pescara in vista del rientro in campionato. Ovviamente appuntamento da non perdere a partire dalle ore 21. Il TG6 invece torna questa sera puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.